Un percorso artistico sulla figura della Madonna del Latte è quello proposto da una mostra promossa, tra gli altri, dal coordinamento Donne della CISL Milanese. La mostra, aperta alla Casa dei Diritti a Milano De Amicis, propone dei pannelli che sono stati una mostra ideata dal professor Natale Perego, uno studioso che ha appunto cercato in tutte le chiese nell'Ariano le figure, le rappresentazioni delle Madonne del Latte, delle Madonne che allattano. E ha voluto appunto fare questo studio per riportare alla luce un'antica tradizione, ma anche un'antica devozione verso questa Madonna. Perché c'era questa devozione? Ma perché effettivamente alle epoche lontane per una donna non avere latte, non allattare era un grande problema. Allora non esisteva ovviamente il latte artificiale e quindi si andava a pregare la Madonna del latte affinché non ci fosse nessun problema durante l'allattamento. Perché noi come coordinamento donne ci siamo, della CISL di Milano, abbiamo voluto collaborare nell'ideazione di questa mostra perché è una parte di tutte le tematiche al femminile che noi vogliamo trattare e portare anche uno sguardo culturale di approfondimento su tutte queste tematiche. La mostra ha raccolto in una serie di pannelli la riproduzione di affreschi dal XIII secolo, ospitati in chiese ed edifici religiosi di 38 centri della Brianza, delle Lecchese e dell'Ario.